diciamo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio di ogni misericordia, volge il tuo sguardo verso di noi, tu ci conosci fino in fondo, conosci la nostra realtà più vera, di peccatori, di persone bisognose di un'autentica conversione. Donaci questo giorno di essere particolarmente docili, attenti, silenziosi nell'ascoltare te, nell'ascoltare e penetrare in profondità con la tua luce dentro la nostra vita, perché possiamo conoscere in te e conoscere noi, te come misericordia, noi come oggetto della tua misericordia, del tuo perdono. Rivestici delle vesti iniziali della tua misericordia. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Siamo un po' alla giornata centrale dei nostri esercizi e al centro della nostra esistenza ci deve essere sempre quella che chiamiamo conversione, cioè la capacità di rivolgere tutto verso Dio, far girare tutto verso Dio, verso Cristo, convergere. Ma siamo anche coscienti che non siamo capaci di convertirci da soli. È Lui che ci converte. Convertimi, Signore, io mi convertirò, dice il profeta. Ma che cos'è concretamente la conversione? È quella trasformazione del cuore, da cuore di pietra a cuore di carne, da cuore vecchio a cuore nuovo, in modo che la santità di Dio possa trovare spazio dentro la nostra vita, dentro la nostra storia. Adesso Gesù comincia: convertitevi e credete al Vangelo, cioè la fede è lo strumento della conversione. Fede come anelito all'incontro con Dio, alla santità di Dio. E la nostra scelta vocazionale richiede questa, da parte nostra, questa tensione costante. Mi colpiva proprio uno dei propositi che Don Giuseppe fa all'inizio del suo ministero sacerdotale, quando dice: non sarò mediocre, non propongo di non accontentarmi di una vita mediocre. Cioè, capisce che deve tendere, vuole tendere, e tutta la sua vita, la conoscete meglio di me, è con questa tensione costante a non sedersi, nonostante le difficoltà, le situazioni. In realtà tende sempre alla perfezione. E allora vediamo subito che cosa è convertirsi. Anzitutto, altre volte si parla di una conversione che si passa da una vita di peccato a un impegno a percorrere una vita di obbedienza alla legge del Signore. Però è una interpretazione molto mediocre, perché non tiene conto della realtà.
cristiano sa bene che convertirsi è un primo passo per iniziare un santo viaggio. Convertirsi è un po' uscire costantemente verso, camminare costantemente verso Dio, abbandonando la realtà di peccato, mettendola, diciamo, lasciando che cammini lontano. È il santo viaggio che inizia con la conversione. San Paolo dice che questo viaggio bisogna farlo davvero con tanto impegno e con tanta attenzione se vogliamo giungere al premio della vita nuova, alla vita del cuore nuovo. Nella prima Corinti scrivi: correte in modo da conquistare il premio. E di se stesso dice: corro, faccio del pugilato, ma non come chi batte l'aria, bensì in maniera da non, che non rimanga qualificato. Per questo i maestri spirituali parlano di prima conversione e di seconda conversione. La prima conversione è quella che dicevo, dal peccato alla volontà di camminare secondo la legge, ma è la seconda conversione, quella vera, quella cioè che fa e incide nella vita. E la seconda conversione consiste nel ricercare costantemente in tutto la volontà di Dio, il progetto di Dio, e renderlo operativo dentro la propria vita. E allora si dice subito che qualche cosa che coinvolge tutta la vita. Dicevo Don Giuseppe questo rifiuto della mediocrità. Sant'Annibale sentiva profondamente questo bisogno di conversione costante, e tante preghiere fino alle lacrime esprimono questa sua ansia, questo suo desiderio. Ne vedremo qualcuno più avanti. In fondo è mettere tutte le nostre energie, tutte le nostre forze nell'accogliere il mistero di Dio dentro la nostra vita, facendo crescere in noi la fame e la sete di Lui. C'è, diremo, una sua riflessione di Sant'Annibale che, diremo, esprime bene questo, e la voglio leggere proprio per questo, perché mi sembra che esprima bene cosa intende per conversione, e abbiamo bisogno di farlo. Dice padre Annibale: avviene che per chi si mette al servizio divino, cioè ciò che suole accadere, a chi si mette in via per giungere ad un luogo. Chi è in via, con tanto più di premura va dritto per la sua strada, quanto più riflette al poco cammino che ha fatto e al molto che gli resta. Così pure è nella strada mistica della virtù. Se noi pensiamo di aver già fatto un lungo cammino per quei pochi passi che Dio sa come abbiamo dati in questo regio sentiero, se noi pensiamo di essere già quasi alla cima del monte della virtù, mentre non ne siamo che alle falde, o allora c'è tutto il pericolo che il nostro spirito si raffreddi, che la nostra premura, che la nostra premura venga meno, che i nostri passi si rallentino e sopraggiunga la morte, e ci toglie da questo cammino quando siamo appena sul principio e ci credevamo di essere alla fine. Una considerazione quindi assai efficace per spingere l'uomo ad operare cose sempre migliori sia il considerare il poco che egli ha fatto e il molto che gli resta da fare. Ne vale dire che questa vista può avvilire l'anima. Avvilisce chi cerca sé, non chi cerca Dio. Dio non vuole che la nostra risoluzione, nessuno che ha messo mano all'arato e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio.
Davide diceva, oggi incomincio. Queste parole che ho voluto leggere mi sembra che esprimano bene il senso della meditazione di questa mattina. Perché noi dobbiamo guardare davvero al cammino. Al cammino che abbiamo, l'accoglienza che abbiamo dato a Dio dentro la nostra vita e quanto ci resta ancora di questo immenso mare che la bontà e la misericordia di Dio la conosce. A volte noi siamo frettolosi per qualche piccola cosa che siamo riusciti a fare. E così ci vedremo, togliamo anche la gioia di conoscere di più del Signore. E mentre pensavo cosa, come sviluppare questa riflessione, ho letto il capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, il capitolo in cui gli viene presentata, per metterlo alla prova, la donna adultera. E lui, dopo, sappiamo l'episodio dell'adultera, non mi soffermo su quello, poi fa tutto un discorso molto importante, che diremo ruota intorno a 5 parole, sulle quali vorrei fermare proprio la nostra attenzione. Giovanni, il Vangelo di Giovanni è un Vangelo, si dice, per persone che hanno già conosciuto la fede e sono in cammino. Quindi è un Vangelo che mostra come c'è bisogno di fare una lotta seria al peccato, alle vizie, alle passioni. Non basta più l'osservanza dei precetti. C'è bisogno di una via dell'amore, la via dell'adorazione, la via della comunione, e ci sono una serie di ostacoli in questo cammino che ho raccolto in queste 5 parole: peccati, tenebre, menzogna, morte, schiavitù. Sono 5 parole che sono collegate naturalmente tra di loro anche nel testo: menzogna e morte, peccato e tenebre, eccetera. In fondo, al di là delle difficoltà interpretative, io non sono un esegeta, quindi le do una lettura spirituale. Utilizzo gli esegeti, cioè me li vado a studiare, e quindi ho riflettuto su questo, mi sono studiato un paio di commenti su questo brano. E cominciamo subito per approfondire questo, la parola peccato. In fondo, quando Gesù dice chi è senza peccato, al singolare, scagli la prima pietra, va a mettere il dito nella piaga. E siccome tutti si sentono pronti, se ne vanno. Perché? Vedete, noi nella messa, vero, diciamo, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati, ma Giovanni parla di peccato. Perché? In fondo, per lui il peccato è uno solo. Gli altri non sono che conseguenze. Il peccato, diciamo, si può riassumere come, diremo, i singoli peccati sono la conseguenza di che cosa? Di non aver conosciuto, accolto Gesù. Per esempio, coloro a cui ritenete i peccati saranno rimessi, dice, sono i peccati singoli. Ma quando comincia a parlare di conversione e dell'opera dello Spirito, dice, lo Spirito convincerà il mondo di peccato. E qual è questo peccato? Infatti, perché non credono in me. E che cos'è allora? Non credere in Gesù non è che lui c'è o non c'è. Credere in me, dice, cioè in chi è Gesù?
Lì è il Figlio di Dio fatto uomo. Cioè non credono a Dio in mezzo a noi. Non accettano che il Figlio di Dio sia uomo. Sia entrato dentro l'umanità. Perché vedete, questa è la grande... Se noi crediamo davvero in questo, cambia tutto. In fondo tutto, la parola peccato, è legata a Gesù. Cioè è accettazione, si evita, rifiuto di Gesù, peccato. Rifiuto di Lui, della sua salvezza, della sua opera, del suo essere con noi. Voi capite qui che non si tratta di una fede astratta, ma è la vita concreta che esprime questa presenza di Cristo in noi, nel mondo, nella storia. È il rifiuto della incarnazione, con tutto quello che comporta. Che cosa comporta questa realtà, questo rifiuto? Comporta che si arriva nelle tenebre. Già nel prologo del Vangelo di Giovanni troviamo questo dialogo luce e tenebre. Il tenebre ritorna addirittura 9 volte, 8 volte con scotia e 1 volta con spetossa. Cioè siamo sempre, per esempio, nel prologo, le tenebre non l'hanno compreso, non l'hanno accolto, non l'hanno afferrato, in pratica hanno soffocato la luce, non l'hanno capita. Ecco perché poi dirà nel capitolo 8, nel capitolo 3, cioè scusate, dirà che gli uomini preferiscono le tenebre alla luce. È specifica, poi nel capitolo 8, di cui dicevo, chi segue me non cammina nelle tenebre. E allora, che cosa sono le tenebre? Forse è più facile dire cosa non sono, perché è una parola... Non è semplicemente il buio, come assenza di luce, ma è, diremmo, la mancanza di qualche cosa. Cioè non si tratta di qualcosa di buio, tenebro, macabro, come vogliamo dire, ma è di chi non ha la luce per camminare. Cioè, è l'idea, se uno va per strada, sta camminando, ed è nel buio, non sa dove mettere il piede. Inciampa, si può far male. Tenebre, allora, è, vedete, non avere la luce per poter camminare. Nel capitolo 12 di Giovanni dice: ancora per poco tempo la luce è in voi, camminate finché avete luce, perché le tenebre non vi sorprendano. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Gesù insiste: camminate, dice alle sorelle Marta e Maria, 12 sono le ore del giorno e bisogna camminare nel giorno finché c'è luce, altrimenti nelle tenebre non si dà, non si sa dove si va. Traduciamo allora queste tenebre, cosa sono? In questa luce c'è il disorientamento interiore. Siamo disorientati. Non sappiamo dove stiamo andando, cosa stiamo facendo, cosa succederà, cosa non succederà. Credo che anche voi in questo momento vivete un momento di disorientamento. Non è un peccato, è una realtà, mai aver paura della realtà. Cioè, vi trovate a fare un passo
di cui non conoscete bene. Però diventa importante rendersi conto che abbiamo bisogno della luce. Non potete farlo con le vostre tenebre. Non possiamo farlo con le nostre tenebre, perché noi siamo tenebre. Cristo è la luce. Credo che tante volte non ci rendiamo neanche conto, in tante situazioni che viviamo, quando facciamo certe scelte, certe realtà, certe situazioni concrete della nostra vita, pensiamo di seguire il nostro buon senso, la mediocrità di cui parla Don Giuseppe. Facciamo le scelte senza la luce luminosa di Cristo. E perché a volte succede? Perché non vogliamo uscire dalla nostra penombra, la nostra piccola luce. Pensiamo ci basta la piccola luce della nostra ragione, della nostra conoscenza, del nostro sguardo che arriva a fatica sulla punta del naso. Non sa guardare la luce aperta, come quando si procede con una piccola luce nel buio. Vediamo, mettiamo per terra per vedere i passi, per non vedere se sono buche o altro. Mentre quando siamo nella luce piena possiamo camminare con gli occhi alzati, perché la vediamo in anticipo le cose. Così è quando invece di lasciarci impressionare dagli impulsi, dai sentimenti, dalle varie realtà che ci legano, ci lasciamo liberare da Cristo. Lasciamo che sia Lui a illuminare e a guidare, a fare luce su noi, sulla nostra storia, sulla nostra realtà. Perché il rischio è, come dice Giovanni, il non riconoscere Gesù fatto uomo tra noi, cioè vive dentro la nostra realtà, sta vivendo con me, io con lui e lui con me. E questo non riconoscere Gesù. Non credo che Gesù sta con me. Mi devo arrangiare. O ci credo, ma con una fede molto astratta. E questo crea, diremo, qualcosa che disorienta. Perché? Perché il senso ultimo della nostra vita è proprio Lui. È Lui che dà alla realtà valore. E allora, diremo le tenebre, cioè ci manca il punto di riferimento. E camminiamo a casaccio, a tentoni, con oscillazioni da un estremo all'altro, senza sapere di preciso cosa fare, restando a metà del cammino, a metà strada. Perché vedete, Giovanni è ancora più categorico, come sempre. Giovanni dice, chi fa il male odia la luce. A volte questo fa il male, noi lo interpretiamo in un senso molto negativo, ma è, ci troviamo in una situazione di male oggettivo, cioè di difficoltà oggettiva. Non si tratta di un male morale, si tratta di un male oggettivo, a volte di realtà. Però noi preferiamo vivere in questa realtà, piuttosto che lasciare che la luce entri. Perché sappiamo che quando la luce entra si fa vedere bene e non possiamo più nasconderci. Non abbiamo più un luogo dove nasconderci di fronte a Lui, di fronte alla nostra coscienza. Che la luce pone problemi. Quando è che permettiamo questo? Dobbiamo fare davvero un esame di coscienza. Quando, per esempio, nessuna soluzione, nessuna proposta, sia teorica o pratica, è mai sufficiente.
siamo capaci di vedere tutti gli aspetti negativi, tutti i pericoli e abbiamo paura di fidarci della luce di Cristo. Questa è la situazione di tenebra. Questa è la situazione in cui non so dove andare e non vado da nessuna parte. O se cammino vado a caso, come capita. Invece camminare significa Gesù cammina con me, io con Lui, e quindi io vado verso di Lui, mi attacco a Lui, faccio che la sua luce illumini. Diciamo, come dice Giovanni, capitolo 9, versetto 4, è nel giorno che si lavora, nella notte non si lavora. Sono 12 le ore del giorno in cui potete lavorare. Bisogna fare le opere di chi mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, lo dice Gesù stesso, quando nessuno può lavorare. E lui passa quello che noi chiamiamo notte, ma per lui è il giorno, è la sua ora, il suo tempo. Vedete il suo cammino verso Gerusalemme, verso la croce, forse è un cammino che ci può illuminare dentro le nostre situazioni di fragilità, di peccato, di debolezza, anche solo situazioni storiche e ambientali che ci imbrigliano. Non dovremmo spaventarci, come Gesù. Sì, è vero, nell'orto degli olivi piange e suda sangue, ma poi parte, non ha più un tentennamento, fino alla pienezza, fino al suo telos, compimento. Ecco, il camminare con Gesù è avere questa certezza. Arriviamo al nostro telos, al nostro compimento, solo seguendo i suoi passi. Allora si è nella luce. Ma come essere nella luce e uscire dalle tenebre? Le tenebre hanno molti aspetti. Il primo grande aspetto che ci può coinvolgere nella tenebre è quello che Giovanni chiama menzogna. Menzogna è un atteggiamento di chiusura verso Cristo. Chi è nelle tenebre, chi è nel disorientamento e non sa ammetterlo, non accetta questo, perché non lo vive come un disorientamento sofferto, non cerca una soluzione, non cerca la luce. E allora diventa una vita inautentica, non vera, oppressa dai pseudo doveri, diritti. Ci sono sempre doveri da fare o diritti da far presente. E così diremo si vive, magari anche molto occupati, ma con una vita falsata dalla stanchezza, dall'insoddisfazione, a volte addirittura rosa dall'invidia verso coloro che ci sembrano più autentici, più liberi. A volte li chiamiamo più sfaticati. C'è davvero qualche cosa in cui siamo chiamati a guardarci. Gesù, in fondo, dice: perché non comprendete il mio linguaggio? Giovanni 8, 43, 44. Perché non potete dare ascolto alle mie parole? Voi che avete per padre il diavolo, è molto pesante, e non potete dare ascolto alle mie parole.
Voi che avete e volete compiere i desideri del Padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero, padre della menzogna. Credo che davvero dobbiamo chiedere al Signore di illuminarci, perché non è facile vedere il disordine che tante volte abbiamo dentro di noi e non ce ne accorgiamo. Perché? Ecco, perché abbiamo troppo da fare, o troppo poco da fare, l'uno e l'altro. C'è un dualismo dentro di noi, tra fede, tra Cristo e il mondo, per il linguaggio di Giovanni. Cioè, noi siamo divisi tra il desiderio di seguire Gesù, che è sincero, voluto, però la realtà della nostra vita è che in tanti momenti non segue Gesù, segue più il mondo, il giudizio del mondo. Abbiamo paura di quello che si dice di noi, di quello che, dell'impressione che diamo, di avere un linguaggio non politicamente corretto, si dice oggi, di avere un linguaggio invece più chiaro, che faccia emergere la ragione di fondo della nostra vita. A volte abbiamo paura di affrontare situazioni difficili, preferiamo scansarle. Facciamo fatica a trovare soluzioni vere, mettere in ordine le nostre giornate. Ecco, vedete, la menzogna non è il dire menzogna, ma è proprio il trovare in noi qualche cosa che non risplende, nella quale non risplende la luce di Cristo, nella pienezza, ma restiamo nella penombra. La luce di Cristo è solo un riflesso, qualche volta. E questo perché? Perché c'è una parola che non ricorre molto spesso in Giovanni, ma che mi sembra che esprima la causa, diremo primaria, di questa inautenticità, che è la schiavitù. Noi siamo schiavi. E Giovanni 8, 33, 34, 35 mi sembra che esprima bene la nostra schiavitù, quando dice: chi fa il peccato è schiavo del peccato. Cioè, chi non si apre all'esistenza autentica, chi non si apre a Cristo, è schiavo di tutte le realtà quotidiane che si trovano a vivere. È schiavo delle cose, è schiavo delle passioni, dei suoi desideri, delle sue speranze. Schiavo dei suoi uffici, schiavo degli orari, schiavo delle urgenze. Schiavi, ce ne abbiamo tante piccole schiavitù. Ce ne accorgiamo quando ci vengono tolte, che ci sembra che ci manchi qualcosa per la nostra vita. Anche tante piccole comodità, tante logiche che ci siamo create, specialmente noi che abbiamo una certa età, certi modi di fare, certe realtà, sono diventate vere schiavitù. Quando non riusciamo più a farle, o non dico che ci arrabbiamo, ma ci arrabbiamo, non siamo contenti perlomeno. Spesso ciò che urge, che è urgente, è più importante di ciò che vale. A volte quello che si aspettano gli altri da noi diventa qualcosa che ci obbliga. E sono tante le cose, gli esempi che potremmo fare della nostra esperienza,
delle nostre schiavitù, ma abbiamo anche molte schiavitù che sono nascoste, occulte, come la pubblica opinione, le idee correnti, le antipatie e le simpatie, i modi di dire. A volte non ci accorgiamo, ma ci comportiamo quasi come dei burattini comandati dall'esterno. Ci troviamo dentro degli ingranaggi nei quali non riusciamo ad uscire, ecco la schiavitù. E una schiavitù più estrema è quella della morte, l'ultima parola, l'ultimo termine di Giovanni. E sono tre i punti di riferimento, Giovanni 8, 24 e anche 21, 51, 52 e poi nel capitolo 5, versetto 24, comincerei proprio da questo, perché ci introduce in che senso parliamo qui di morte. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non entra in giudizio, ma è passato da morte a vita. Cioè qui abbiamo una prima constatazione: noi senza Gesù, senza la sua parola, siamo morti. Cioè la morte è qualcosa che è nostra. Perché? Perché ci stacchiamo dalla vita, dalla sorgente. E la sorgente perenne è Dio. Se no, se abbiamo altre sorgenti, succede quello che sta succedendo ai fiumi, come al Po, in questo periodo, che non c'hanno acqua. Perché non arriva dall'alto e non arriva quindi nemmeno dalla sorgente o dalla tanta sorgente e si svuota. La morte è qualcosa che rischiamo continuamente quando non siamo attaccati a Cristo. Quando è dunque c'è la morte? Quando non si ascolta la parola di Gesù, non si regola la vita secondo la sua presenza. E che cosa ci fa passare da morte a vita, come dice Gesù? L'ascolto. L'ascolto della parola di Gesù. Giovanni sembra dirci, di nuovo, quasi radicalizzando il discorso, la parola di Gesù è l'anima della nostra vita. Se non c'è, siamo tenere, siamo menzogna, siamo schiavitù, siamo peccati. Gesù è la parola che ci libera da questa situazione, perché lui è la vita. E guardate, questo cosa significa? Che non possiamo passare da morte a vita da noi stessi. Significa che noi possiamo fare tutti i tentativi che vogliamo. Non è con il nostro sforzo, perché ricadiamo in inautenticità. Ma possiamo, chiedendo a Gesù, che è la vita, che ci faccia accedere la sua a un'esistenza autentica attraverso la luce della sua parola, la luce della sua persona. Lui è il Verbo. È una minaccia molto forte quella che fa. Voi al capitolo ottavo, a quelli che l'avevano, ai farisei, voi morirete nel vostro peccato. Voi morirete nella vostra morte, perché c'è una inautenticità, non volete accogliere me.
Soltanto la parola di Gesù ci può liberare. Soltanto Lui. E quando non c'è Lui, siamo inautentici. Ecco perché diventa importante mettere Lui dentro. È una visione certamente molto radicale. Però dobbiamo domandarci quanto ci tocca, quanto coinvolge la nostra vita. Quant'è lo spazio di morte che ancora abita in noi? Perché vedete, allora diventa un'instancabile voglia di avere Gesù, di ascoltare Lui, di trovare Lui. E cresce ogni giorno, sia nel suo amore, sia in quello dei fratelli, sia nelle modalità di vita. Di padre Annibale si diceva che vuole diventare forza, da santo per forza, cioè ci mette tutto l'impegno perché accogliere e seguire Gesù, ascoltarlo, accoglierlo, farlo vivere dentro di lui e risplendere nelle sue azioni. Ecco, tante volte nel nostro esame di coscienza è più che per cercare cosa abbiamo fatto, cerchiamo dove Gesù non è entrato e ci siamo stati solo noi. E allora, se questo è opera di Dio, qual è lo strumento che abbiamo per ottenerlo? Per riuscire a entrare sempre di più? Credo che lo strumento per vivere una vita di conversione continua sia la preghiera. Chiedere la conversione. Perché il chiedere ci convince che ne abbiamo bisogno. Senza l'opera di Gesù e del suo Spirito, noi non riusciamo a convertirci. Adesso anche San Paolo se lo ricorda, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. E Lui infatti è Dio che suscita in noi il volere e l'operare, secondo i Suoi benevoli disegni. Allora la conversione è anzitutto opera della preghiera. Una preghiera che deve essere profonda, fino alle lacrime. E qui vorrei farci aiutare da Sant'Annibale. Lui ne fa tante preghiere per la sua conversione. E faccio un esempio: già nel 1887 incomincia l'offerta di 33 sante messe per domandare che cosa. Ecco, qui mette le cose che sente il bisogno di domandare al Signore. La prima è quella grazia che maggiormente piace alla Divina Maestà di concedergli, come quella che maggiormente possa valere per la sua santificazione. Cioè, il desiderio di essere santo, un desiderio forte. Noi tante volte non l'abbiamo, ci accontentiamo. Ecco la vita mediocre, ecco quello che diceva Gesù: non voglio una vita mediocre, lo diceva Don Giuseppe. Poi, seconda cosa, la vera, sincera, fervorosa, costante conversione di tutto se stesso al sommo bene Gesù. Passare da sé a Gesù. Ecco la conversione vera. La terza era di fare una buona, di fare spesso una santa confessione. E poi la quarta, il divino perdono per non aver corrisposto a causa di negligenza alla sua chiamata, alla sua vocazione. E la quinta, la grazia efficace per corrispondere alla vocazione. Voi vedete con quanta
precisione, pensa, separarsi da sé per aderire a Cristo fino a poi a mostrare questa sua adesione a Cristo nel seguire Cristo nella vocazione che lui gli aveva dato. E concludeva, ne permittas me separare a te, citando il Salmo. Ecco, a Gesù bambino prega, mio caro Gesù, convertitemi tutto a voi, io voglio essere tutto vostro, voglio distaccarmi da ogni cosa creata, voglio unirmi tutto a voi per amore. Ancora più avanti, è una preghiera molto lunga, rendetemi forte a distruggere me stesso, ad abbracciarmi con amore a voi, con ogni patire, ogni disprezzo, eccetera. Ancora, convertitemi tutto a voi, o mio Gesù, create in me un cuore nuovo. Serve. Ma poi anche preghiera alla Madonna, convertitemi voi al cuore santissimo di Gesù. Rendete la pecorella smarrita al buon pastore, rendete il figlio prodigo all'amoroso padre. Cioè questo suo considerarsi davvero peccatore, e non per finta, ma per vera convinzione, perché vedeva che le tenebre tante volte avvolgevano, tante schiavitù. Sentiva di essere incapace a cooperare efficacemente alla conversione. E dice in una preghiera alla Madonna, dovrei da parte mia cooperare efficacemente per convertirmi a Dio, eppure spesso opero il contrario. Perciò mi rendo indegno della grazia efficace di una sincera conversione. E chiede, abbiate con me una completa difesa. No, mi sconsolito del convertito, contentatevi di questa preghiera che a voi sollevo dall'animo del mio cuore, abbiatela come una completa ed efficace cooperazione alla grazia della conversione. E non chiedete altro da me, che a tutto sono incapace, ma supplite voi con i vostri meriti innanzi al Figlio vostro per tutti i miei demeriti. Cioè la coscienza di una mancata perfezione dell'amore. E questo comporta, dovremmo mettersi davvero, qui le preghiere sono tante, però forse tante, ma sarebbe lungo fare così. Mentre diventa importante, vedremo quello che ci viene suggerito da lui stesso, ma anche dall'esperienza di tanti altri santi. Quello che è importante è mettere a nudo tutti i movimenti del nostro spirito per sottoporli alla luce di Cristo. E cosa significa questo? Chiamare per nome le cose. Fare, per esempio, un esame di coscienza che lui fa. Nel 1896, in un appunto che lui lascia, esame del mio spirito, animo avverso al patire, cerco sempre di sfuggirlo, allontanarlo. Due, attacco alle comodità della vita, le cerco e mi disturba assai quando ne sono privo o privato. Terzo, gola, non mi distacco da varie velocità e ne sono così attaccato che lo faccio venire fuori. Voglio sentire il gusto nei cibi. Non sono indifferente alle diverse qualità della pasta, alla cottura, dei differenti cibi, eccetera, eccetera. Quarto, soverchio timore della morte e attacco alla vita smoderata.
ma per gran timore della morte. Quinto, una certa superbia, orgoglio o amor proprio che sia, per cui in talune contingenze trovo gran ripugnanza ad umiliarmi al cedere. Sesto, attacco al mio giudizio in questo senso che quando un'idea, un giudizio, un fatto mi sembrano essere veri, mi dolgo di vedermi contraddetto e mi difendo con animosità e mi disturbo che altri non accoglie la mia ragione. Settimo, una noia e accidia di fare il bene, a lavorare, a confessare, eccetera, e alle volte con pericolo di gravi conseguenze. Otto, moltissimi difetti con la lingua, eccetera, conclude amore di Dio interessatissimo. Cioè vuole l'amore per vincere tutto questo, vuole stare con Gesù. Credo che qui sia raccolta uno stile di analisi con cui dobbiamo guardare noi stessi e un ultimo accenno, un ultimo accenno che un'esperienza molto bella che il padre fa oggi, si parla anche di rigenerazione del passato, della storia, conversione della storia, ci sono... Il padre, siamo nel 1901, quando lui compie 50 anni, fa un esercizio di rigenerazione spirituale, così dice oggi, di sanificazione della storia. Ed è una lunga preghiera in cui rivive il passato, anche le facciate delle polizze, chiedendo al Signore di essere... E che cosa avrebbe fatto adesso con l'esperienza di 50 anni e che non ha fatto allora? Io non la metto tutta perché sarebbe lunga, ma faccio solo un esempio. Appena uscita la testolina dall'albero materno, avrei tirato un respiro e formato un vagito. E con quel respiro e quel vagito avrei formato un atto di amore per voi, sono bene. E indi con sospiri, vagiti e lacrime avrei voluto dirvi, o mio Dio, o mio Creatore, o mio Redentore adorabile dell'anima mia, eccomi vostra creatura, atomo impercettibile, vi adoro, eccetera. Cioè, per dire come davvero... Non è tanto fare un esame di cosa ho combinato, ma un ripercorrere la propria vita rioffrendola, facendo magari anche ciò che non si è fatto. È un esercizio che fa bene a chi lo fa. Non tutti in una volta, anche il fondatore credo che non l'ha fatto tutti in un giorno. L'ha fatto al compimento del 50° anno. Però è un'esperienza... Così, di percorrerla per sommi capi, per, vedremo, far scendere su tutti i momenti la presenza e la luce di Cristo. È bello, sapete perché? Perché scopriamo che Dio c'era. Magari noi non ce l'avamo ben presente, ma in tanti passaggi e snodi della nostra vita, che noi abbiamo detto per caso, per come, per quando, ci accorgiamo che non Lui lì c'era. Adesso faremo l'esposizione, un momento, se qualcuno poi, avete già i vostri confessori ordinari, quindi credo, però se qualcuno vuole, io resto a disposizione se qualcuno vuole confessarsi. Se c'è qualche altro anche tra di voi, potete confessarvi. Meno un quarto ci facciamo l'esposizione.